Come vengono rappresentate le donne all'interno dei network televisivi? Una domanda che è stata il nucleo di un convegno organizzato dal Corecom Lazio nei giorni scorsi e che ha rappresentato la chiusura di un percorso iniziato tempo fa anche attraverso una serie di ricerche sul campo. Noi abbiamo su questo tema fatto degli studi, noi abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa, abbiamo promosso un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Lazio, dalle università principali del Lazio, dalle associazioni che si occupano di questo tema. Abbiamo svolto una serie di incontri formativi e informativi nelle scuole, presso le istituzioni e le associazioni che ci hanno invitati, perché crediamo che c'è ancora molto da fare. Ed il compito di Corecom non è solo quello di controllare la qualità dell'informazione, ma anche quello di proporre soluzioni per vincere una sfida importante come quella della rappresentatività di genere. Questo è il motivo per cui uno degli ultimi eventi che noi abbiamo ritenuto di organizzare è proprio centralizzato sul tema e centralizzato sull'impegno che tutti, media, istituzioni, associazioni che si occupano del tema, ma cittadini vorrei dire, devono prendere, lavorare per valorizzare l'immagine femminile, lavorare per la parità di rappresentazione sui media. I risultati delle ricerche sul campo sono tutto fuorché incoraggianti, per questo c'è ancora molta strada da fare. Non si registrano passi avanti, questo è un dato significativo, è un dato allarmante e quindi l'invito del Comitato in questa ultima, in questo ultimo convegno, in questo ultimo tema è quello di dare spunto, diciamo, dare alle sinergie istituzionali perché questa sfida possa essere vinta nel più breve tempo possibile.